Cari amici, buon pomeriggio a tutti da Inzago, Fondazione Sacra Famiglia Onlus. Grazie cari amici che mi avete regalato un pomeriggio favoloso, favoloso. Facciamo vedere tutti gli amici. Allora, Fondazione Sacra Famiglia Onlus, 120 anni di vita, dico bene Paolo, caro Paolo? 120 anni di vita, sì, esatto. Improvvisatissimo cameraman e regista, ma è bravo. È scarsissimo. Ridono tutti. Allora, e qui alla Fondazione Sacra Famiglia si fa un lavoro fantastico con gli ospiti, con uno staff che per 24 ore al giorno dedica se stesso, prima ovviamente della propria professionalità, perché questo è un aspetto che vorrei sottolineare, ce ne sarebbero mille da toccare, ma visto che il tempo ovviamente è limitato, ho scelto questo aspetto, ossia poter sottolineare quanto in alcuni lavori, e in questo caso con Startup Italia stiamo sottolineando proprio il valore della CSR in Italia in generale e per le nostre aziende. Pensate a quello che possiamo fare. Ecco, perché sto dicendo questo? Perché passando anche soltanto un'oretta a chiacchierare con gli amici della Fondazione Sacra Famiglia, ti rendi conto che in tante realtà della vita, che siano poi di natura prettamente business o che siano come in questo caso legate all'assistenza, è fondamentale ciò che alla fine abbiamo dentro. Perché certi lavori semplicemente non li puoi fare. Non li puoi proprio fare se non hai una qualità umana unita ad una professionalità di elevatissimo livello che permetta di creare quel connubio magico che ho potuto sperimentare ad esempio in questo pomeriggio di Inzago. Perché se hai solo professionalità, ci mancherebbe, senza di quella non vai da nessuna parte, o paradossalmente anche se hai solo cuore ma non sai come muoverti, non sai cosa fare, il puzzle non va al suo posto. Paolo fa segno di sì con la testa. È un lavoro complesso, ci vogliono anni, bisogna dedicarsi, la formazione è una cosa serissima, a volte estremamente complicata. Non è mai facile, ma scusate, quale cosa nella vita è facile? Alla fine. In alcune situazioni è un pochino più difficile, inutile negarlo. Però è anche, mi hanno colpito, parlando prima del nostro incontro, le soddisfazioni anche possono essere incredibilmente superiori. E ci lasciamo con questa piccolissima e modesta riflessione, che ho già fatto anche durante una diretta in Instagram pochi minuti fa, il tempo, dar valore al nostro tempo e cominciare a valutare il tempo per quello che è in realtà. In una fase storica in cui siamo molto legati, per carità, io per primo, al consumare tutto in tempo reale, perché ci sono i social, perché devi condividere, vi ho parlato di una diretta Instagram, va benissimo, però poi c'è un momento anche in cui ti devi dimenticare che il tempo sta scorrendo e semplicemente vivere. Credo sia un bel regalo. Grazie alla Fondazione Sacra Famiglia, ragazzi. Grazie, grazie a voi. Viva tutti, viva la vita. Grazie.